Quella mattina, al suono della sveglia, non aveva alcuna voglia di andare al museo a guardare dei semplici pezzi di pietra. Un'ora dopo però mi trovavo lì, in disparte, quando mi trovai davanti a quell'eroe che mi fissava ipnoticamente. Lo toccai, rimasi impietrita. Mi sembrava che il museo stesse pian piano scomparendo. Chiudo gli occhi. Mi trovo in mezzo alla campagna, in un villaggio nuragico, tra persone che vanno avanti e indietro indaffarate, portando anfore e pelli. Vedo di nuovo quel corpo imponente e quegli occhi ipnotici. Mi fissano mentre cammino su un sentiero e mi accompagnano passo per passo. Vedo il popolo nella sua quotidianità e mi piace pensare come quegli eroi, un giorno, ammiravano lo stesso paesaggio che ora anch'io ho davanti agli occhi, prima di rimanere sottoterra per secoli e secoli, fino a noi. Immagino quelle persone camminare sullo stesso sentiero millenni prima, le barche approdare su quelle rive, altri uccelli volare in questo stesso cielo e lo stesso vento soffiare sulle canne. È stupefacente accorgersi che siamo così lontani, ma in realtà così vicini. E forse in fondo quei guerrieri non sono solo inutili pezzi di pietra.